In tutti i miei video di solito ci sono degli appunti sparsi qua e là, ma non ne ho mai visti così tanti in un colpo solo. Mi è stato chiesto più volte, in più modi, di spiegare come si costruisce per bene un personaggio. Qual è la struttura, da dove si parte, perché voi pensavate che si inventassero dal nulla e invece no, e invece no. Non guardate questo video se non volete perdere la magia del cinema, perché una volta che guardate questo video, il cinema improvvisamente si aprirà e tipo, oh. Sì, perché ci sono un sacco di schemi e cose del genere che vengono ripetute in ogni film e non ve ne siete mai accorti. E non parlo di schemi come cliché, cioè quegli elementi di trama che vengono ripetuti e abbassano la qualità del film quando vengono usati senza una cognizione di causa, ma parlo invece del fatto che davvero tutti i film hanno uno schema fisso. Per esempio, uno degli schemi più famosi è il paradigma hollywoodiano. È alla base non di tutti i film di Hollywood, ma di tutti i film, punto. Non usare il paradigma hollywoodiano è possibile ed escono film come Taurus di Alexander Sokurov, dove ci si ritrova con una trama che è esattamente questa. Lenin è vecchio, fa fatica a fare ogni cosa. Fine, questa è la trama. E per tutto il film, 3 ore di film, noi vediamo Lenin far fatica. E fine. Il film finisce così. Non finisce quando, è così. Questa è la trama, vi ho già fatto tutti gli spoiler che si possono fare. Tutte le storie che conoscete, infatti, seguono il paradigma hollywoodiano a 3 atti. Atto primo. Dunque, quello che vi sto per spiegare si basa su una quantità di tempo di circa 120 minuti. Ma ovviamente è applicabile a qualsiasi durata, mantenete le proporzioni e capirete perfettamente come funziona. Dal minuto 1 al minuto 30 c'è l'impostazione, il setup, dove semplicemente si fa capire perfettamente che cosa accadrà nella storia. Nei primi 30 minuti si viene semplicemente descritto ciò che deve succedere. Vengono date tutte le informazioni che servono per il procedere della trama. Dal minuto 10 al minuto 20 ci si dedica ai personaggi. Ci si dedica allo spiegare chi sono i personaggi, come si comportano, che cosa sono, che cosa fanno. Dal minuto 20 al minuto 30 avviene invece la drammatizzazione. Potete tranquillamente dirmi, no, ma guarda che in questo film inizia in medias res, ovvero inizia con dei fatti che accadono fin dall'inizio. Vero, ma quei fatti sono funzionali a mettere in chiaro l'impostazione, il ruolo dei personaggi, l'ambiente in cui ci troviamo, il contesto, e non alla trama. Quindi possono contenere elementi che poi riappariranno più avanti, ok? Ma hanno come scopo la presentazione. Sempre. 100% delle volte non esistono le eccezioni a meno che non stiate parlando di un documentario. Dal minuto 1 al minuto 30 è tutta quanta spiegazione. Dal minuto 20 al minuto 30 avviene la drammatizzazione. La drammatizzazione è quella che prende una situazione statica e la stravolge, la modifica. Fra i 25 e i 27 minuti, quindi, è il momento in cui inizia il viaggio, in cui accade qualcosa di brutto che cambia per sempre la trama, in cui si passa dal presentare i personaggi a far accadere le cose. Stiamo parlando di un momento in cui avviene il colpo di scena, fra i 25 e i 27 minuti, che modifica l'impatto che la storia ha su di voi, trasformando la presentazione che vi è stata data in una cosa ormai obsoleta. La presentazione è quella, adesso facciamo iniziare le cose. È dal minuto 31 al minuto 90 che avviene il confronto, ovvero tutto ciò che porta la trama ad evolversi effettivamente. Al minuto 60, esattamente al minuto 60, si trova il punto centrale, ci troviamo infatti all'esatta metà del film, ed è proprio in quel minuto che c'è sempre, sempre, sempre una grande battaglia, un grande scontro. Può essere una battaglia fisica, può essere una battaglia psicologica, ma si parla di uno scontro di qualche tipo, che può essere un litigio, può essere un fatto terribile, qualsiasi cosa. Uno scontro che potrebbe concludere la storia, ma non lo fa. Dopodiché, dal minuto 85 al minuto 90 si trova un altro colpo di scena. E dopo quel colpo di scena è dal minuto 91 al minuto 120 che finalmente la situazione si risolve. Inoltre, se parliamo di una serie, la cosa viene applicata ad ogni singolo episodio e ad ogni stagione della serie e alla serie nel complesso. Esempio, prendiamo l'anime di Heidi. Potrei prendere Death Note, un sacco di anime fighi che piacciono a tutti, ma farei spoiler. Parliamo di un anime che probabilmente la maggior parte di voi ha già visto e tutti hanno tutti gli spoiler che si possono immaginare, ok? Il primo passaggio, l'impostazione, è tutta quella in cui Heidi va a vivere dal nonno, scopre le pecore e le capre, scopre il latte, il formaggio, il pane, scopre come funzionano le montagne, incontra Peter, la nonna di Peter, dedicando quindi la prima parte del setup allo spiegare piuttosto qual è la situazione. Poi nella sezione in cui vengono approfonditi i personaggi, che corrispondono ai minuti dai 10 ai 20 all'interno di un film,
Ecco che viene approfondito ogni personaggio. Scopriamo che il nonno non è cattivo, scopriamo qual è il carattere di Heidi, il carattere di Peter, il carattere della nonna. Poi, dal minuto 20 al minuto 30, abbiamo la drammatizzazione. Il nonno riceve una lettera che dice: no, Heidi deve essere portata via. E qui abbiamo il primo colpo di scena, quello dal minuto 25 al minuto 27, ovvero il fatto che a un certo punto arrivi zia Dete per portare via Heidi e portarla a Francoforte. A questo punto ci troviamo nel confronto. Nel confronto, Heidi incontra il signore Sesemann, vive in città, eccetera, 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 dove il punto centrale è l'arrivo della nonna. E il colpo di scena è il momento in cui Heidi viene riportata in montagna. E alla fine abbiamo la risoluzione, cioè Clara che ricomincia a camminare. Avrete notato che la trama è divisa in tre parti. La prima parte in montagna la prima volta, la seconda parte a Francoforte e la terza parte di nuovo in montagna. Ognuna di queste tre parti è divisa a sua volta in tre paradigmi hollywoodiani. Prendendo in considerazione solo la parte in cui Heidi sta in montagna, l'impostazione sta sempre nei primi episodi. Il confronto è Heidi che inizia a conoscere gli abitanti del villaggio e gli abitanti del villaggio che iniziano a cambiare opinione sul nonno. Fino al colpo di scena, che è il momento in cui scopriamo che Heidi dovrà andare via. Fino alla risoluzione, che è il momento in cui Heidi parte per Francoforte. Una volta arrivati a Francoforte, inizia un nuovo paradigma hollywoodiano, si ricomincia da capo. L'impostazione, la presentazione dei personaggi, del signor Sesemann, la signora Rottermeier, Heidi. Poi abbiamo la drammatizzazione con Heidi che non vuole imparare a leggere e abbiamo Heidi che scappa di casa per andare a prendere i gatti. Poi abbiamo il confronto con la trama che si evolve fino al colpo di scena dove scopriamo che Heidi deve assolutamente tornare in montagna e la risoluzione è tutto il passaggio che porta Heidi finalmente ad arrivare di nuovo dal nonno in montagna. Allo stesso modo, nella terza parte della trama si ripete un'altra volta il paradigma hollywoodiano, dove l'impostazione è scoprire tutto quello che è cambiato in montagna, scoprire che Fiocco di Neve e Bianchina sono cresciute, è cambiato tutto, c'è un nuovo cucciolo, i personaggi che vengono ripresentati, Peter è cresciuto. Poi abbiamo la drammatizzazione, l'arrivo di Clara, il rapporto con Betsy in crina. Poi abbiamo il confronto, che è tutto quel passaggio in cui finalmente Clara deve imparare a camminare, fino al secondo colpo di scena, che è quello dove la signora Rottermeier se ne deve andare, e Clara finalmente inizia a camminare, fino alla risoluzione, che è quella che porta al finale della storia. E credo di avervi rotto le palle a sufficienza, no? Credo che questa storia vi abbia rotto le scatole a sufficienza, no? Perfetto! Potremmo applicarla ad ognuno dei 50 episodi di Heidi! Ma io non lo farò semplicemente per dirvi: ok, potete arrivarci da soli a questo punto, no? Fateci caso, le tempistiche sono sempre queste, e sono state pensate apposta per un motivo molto molto specifico. Dopo 20 minuti l'attenzione dell'essere umano sparisce. E smettiamo di stare attenti, ci distraiamo, abbiamo bisogno di qualcosa che ci colpisca in fronte e ci faccia dire: ok, ora devo stare attento. È per questo che dopo 20 minuti abbiamo la drammatizzazione ed è per questo che il confronto si trova proprio solo 10 minuti dopo, perché quello è il nuovo punto in cui possiamo tranquillizzarci, fino al punto centrale che si trova 30 minuti dopo, perché grazie al confronto abbiamo ricevuto abbastanza tempo per riuscire a tornare in concentrazione con il cervello. Deve cambiare, la trama è un continuo cambiamento, se la trama resta fissa, la serie perde qualità, il film perde qualità, diventa tutto noioso. Ok? Perché vi devo spiegare tutta questa storia per spiegarvi come si costruisce un personaggio? Semplice! Perché i personaggi, a loro volta, si evolvono con uno schema che si applica al paradigma hollywoodiano. Noi possiamo usare il paradigma hollywoodiano non solo con tutta la trama di Heidi, ma con ogni personaggio di Heidi, dalla sua apparizione alla sua scomparsa. La cosa più importante in assoluto che possiate mai immaginare sui personaggi è che l'evoluzione dei personaggi si basa sul conflitto. Avete capito bene, il conflitto. Se non c'è conflitto, la trama non va avanti. I personaggi non si caratterizzano, tutto ruota intorno al conflitto. Ci sono film dove è evidente che tutto ruota intorno al conflitto, basta prendere, che ne so, Parto col Folle, dove l'intera trama ruota intorno al conflitto fra i due protagonisti. Ci sono film dove invece la cosa sembra molto più leggera, per esempio, che ne so, Harry Potter e la pietra filosofale, dove sembra che il conflitto sia fra Harry e Voldemort, quando invece no, 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 c'è conflitto con ogni singolo personaggio. Il conflitto comporta il fatto che ci devono essere delle differenze fra due personaggi o due cose che possono interagire. E sono queste a tirar fuori il carattere dei personaggi. Dunque, esistono vari tipi di conflitto. Punto primo, il conflitto interiore. Il conflitto interiore è quello che funziona meglio all'interno dei libri. Il conflitto interiore è quello che una persona può avere verso se stesso. Può essere un omosessuale che non riesce a dichiararsi, può essere un antagonista che inizia a mettere in dubbio il suo ruolo, può essere Shrek che non riesce a capire che lui non vuole star solo, può essere Sun, il personaggio di Sense8 che si ritrova in quella terribile posizione dove deve scegliere se addossarsi le colpe di suo fratello e finire in prigione anche se non è colpevole, oppure lasciare che migliaia di persone finiscano per perdere il lavoro e finiscano per perdere un sacco di soldi anche tutti i membri della sua famiglia. Il
Un conflitto interiore funziona meglio nei libri perché si tratta di una cosa che tu puoi sviluppare tramite delle spiegazioni, non tramite cose che si vedono sullo schermo. Quindi è difficile sviluppare un conflitto interiore all'interno di un film, però si può fare. Come deve essere proiettato su qualcosa di esterno? Esempio, Ametista in Steven Universe ha un conflitto con se stessa, con il personaggio che lei è. Ma non esiste una sola occasione in cui lei lo dica. No, non lo dice mai. Non lo dice mai. Noi ci accorgiamo del fatto che lei non è felice di se stessa grazie al conflitto che ha con altri personaggi. Il conflitto che ha con Perla, che esige sempre la perfezione quando lei non lo è, o il conflitto che ha con Jasper, che è esattamente ciò che Ametista vorrebbe essere. Questi due conflitti permettono a noi spettatori di capire com'è Ametista all'interno. Il suo conflitto con questi due personaggi, guardate caso, non ha conflitti con Garnet o con Steven, se non quando Steven inizierà a dimostrarsi più intelligente di lei. Poi ci sono i conflitti di relazione. I conflitti di relazione sono i conflitti che una persona può avere con un altro personaggio perché ha un'opinione diversa rispetto a quel personaggio. Due opinioni diverse. Non si tratta di proiettare i propri problemi su un altro personaggio, dovete imparare a distinguere bene questa cosa. Un conflitto interiore è un conflitto che riguarda una cosa interiore al personaggio e può essere proiettata sugli altri. Per esempio, all'interno della serie Malcolm in the Middle, abbiamo Francis che ha un conflitto con sua madre, ma noi non ce ne accorgiamo tanto per il fatto che litighi continuamente con sua madre, come fanno effettivamente tutti quanti gli altri fratelli, ma più per il fatto che finisce per imitarla senza rendersene conto. Quello è un conflitto interiore. Un conflitto di relazione, invece, è davvero un conflitto legato a un litigio, a due persone che non vanno d'accordo. Esempio, Una notte da leoni. Tutti i personaggi ce l'hanno con Alan e sono in conflitto con lui. Non è una proiezione dei loro problemi interiori, è che Alan è un coglione e loro sono incazzati con lui. Odiano Alan per come si comporta. È esattamente colpa di Alan ed è esattamente Alan che odiano, non una cosa che Alan rappresenta perché loro ci hanno pensato. No, è proprio Alan. Quello è un conflitto di relazione. Poi c'è il conflitto sociale. Il conflitto sociale può essere fra una persona e un gruppo. Per esempio il conflitto che c'è fra Aladdin e l'ambiente in cui vive, la città di Agrabah. Lui è in conflitto con la città di Agrabah che lo tratta come uno straccione a prescindere, che non gli dà opportunità di dimostrare il suo valore. Lui non ce l'ha con una persona nello specifico, ma con la situazione in cui si trova, anche se non è un conflitto situazionale. Il conflitto situazionale è una cosa a parte. Il conflitto situazionale è un conflitto fra le persone causato da un elemento esterno. Per esempio, nel film The Day After Tomorrow c'è un conflitto situazionale dove i personaggi sono in disaccordo fra di loro non perché si stiano sulle palle a vicenda o perché abbiano fatto qualcosa di male, ma perché ci troviamo in una situazione che provoca delle opinioni contrastanti. Si tratta di un conflitto fra i personaggi causato da una situazione. Ricordate che tutti questi conflitti alla fine sono fra i personaggi. Il conflitto cosmico è quello fra un uomo e un'entità soprannaturale, per esempio Dio, la sfortuna, la morte, Satana e cose del genere. Personaggi contro cui non possono vincere, ma con cui sono in conflitto. Può essere la società, può essere qualsiasi cosa. Non si tratta di conflitto sociale, gruppo che è in conflitto con un personaggio, ma parliamo di un personaggio e un concetto astratto, il conflitto con l'amore o altro del genere. Può essere per esempio Salieri nel film Amadeus, che è in conflitto con Dio. Sia i conflitti interiori, cioè con se stessi, che quelli cosmici, con qualcosa che non esiste o che comunque va oltre la tua portata, vanno proiettati di nuovo su un altro personaggio all'interno di un film, perché in un libro sono facili da gestire, ma in un film vanno mostrati sullo schermo. E quindi, per esempio, Salieri se la prende con Mozart. Salieri ce l'ha con Dio e se la prende con Mozart. Questi conflitti, ovviamente, devono essere equilibrati rispetto al ruolo del personaggio. Dunque, gli archetipi nel cinema sono 7. Eroe, vecchio saggio, guardiano della soglia, messaggero, mutaforme, ombra e imbroglione. Questi 7 archetipi sono 7 personaggi modello. Non ne esistono altri. Provate a pensarci e vi sfido, so che non troverete mai, è proprio una regola, non troverete mai un personaggio che non abbia uno di questi archetipi. Vi ricordo che ciò che vi sto dicendo non è ciò che dico io, non è la mia opinione, è tipo la matematica, ci sono delle regole. Qualsiasi personaggio di qualsiasi cosa è costruito con lo stesso schema. Numero 1, l'eroe. L'eroe è qualsiasi personaggio che abbia un ruolo di identificazione per lo spettatore. Non è per forza il protagonista della storia. Qualsiasi personaggio può essere un eroe, ok? Ricordate, ognuno di questi archetipi può riguardare il protagonista, l'antagonista, un personaggio di sfondo, la comparsa, chiunque. L'eroe ha lo scopo di crescere,
L'eroe è un personaggio che non può restare così com'è. L'eroe all'inizio della serie, del fin dell'episodio, si comporta in un modo e alla fine ha imparato qualcosa. Oppure non l'ha imparato, ma comunque qualcosa è cambiato. Ha imparato qualcosa, qualcosa è in più all'interno di lui. L'azione. L'eroe porta sempre all'azione, l'eroe non lascia mai i fatti statici, ma deve intervenire e cambiarli. L'eroe serve ad identificare il pubblico. Il pubblico si deve identificare in qualcuno, deve avere dei personaggi a cui sente di somigliare. Tutti i personaggi nei quali ti puoi identificare sono sempre eroi. Poi ci sono tre tipi di eroi. Eroi disponibili, un eroe che quindi sa di essere un eroe e vuole essere un eroe. Eroi riluttanti, quindi un eroe che non vorrebbe essere un eroe ma si ritrova ad esserlo. E ci sono gli antieroi, cioè gli eroi che in realtà fanno del male. L'antieroe per eccellenza è Shrek, ma possiamo nominare un sacco di altri antieroi, da Malefica in Maleficent a Megamind, ad Anakin Skywalker e un sacco di altri personaggi. Vi ricordo che ogni personaggio può anche cambiare archetipo nel corso della trama e può avere un certo archetipo in un episodio, in quello dopo non averlo e così via. Però tutti ne mantengono almeno uno, per un intero episodio, per un intero film, per un'intera serie, un'intera stagione. Poi abbiamo il mentore, ovvero il vecchio saggio. Il mentore o vecchio saggio ha come scopo quello di insegnare qualcosa, di solito all'eroe. Il mentore è un personaggio che dipende dall'eroe. Lo scopo del mentore è quello di aiutare l'eroe. Il mentore insegna, il mentore aiuta, salva il personaggio. Di solito il Deus Ex Machina è un mentore. Numero 3, il guardiano della soglia. Il guardiano della soglia ha lo scopo di verifica, ovvero il guardiano della soglia ha come unico grande scopo nella vita quello di essere un esame da superare. Il guardiano della soglia è un personaggio che deve impedire al protagonista di ottenere ciò che vuole, anche se non è un antagonista. In altre parole, il guardiano della soglia è quello che l'eroe deve superare. Possono essere i genitori di Miguel in Coco, che non vogliono che lui suoni e lui vuole suonare lo stesso. E quindi lui li deve superare per riuscire a iniziare la sua avventura. Poi abbiamo il messaggero. Il messaggero è un personaggio che richiama il cambiamento e dà motivazione. Il messaggero è il personaggio che fa cambiare i fatti. È quello che ha come unico scopo quello di portare con sé il cambiamento. Può essere Gandalf in Il Signore degli Anelli. Prima che arrivi Gandalf va tutto bene. Quando lui arriva, ecco che deve iniziare la trama. Lui ha come scopo quello di spingere tutti verso la trama, che poi lo seguono o meno è un'altra storia. Può essere Hagrid in Harry Potter e la Pietra Filosofale. Può essere Lucy nelle Cronache di Narnia e Leone nella Strega e l'Armadio. Può essere il Bianconiglio in Alice nel Paese delle Meraviglie. Numero 5, il mutaforme. Il mutaforme serve a mettere il dubbio. Il mutaforme è di solito un personaggio che non si capisce se sia buono o cattivo. È un personaggio che cambia opinione o che cambia ruolo, mettendo quindi dei dubbi all'interno della storia. È quello che crea tensione. Il mutaforme può essere i due protagonisti di Sole Enigmista, dove tutti e due hanno dei segreti e quindi tutti e due non sono affidabili e fanno mantenere l'ansia nella trama. Poi abbiamo il numero 6, l'ombra. Lo scopo dell'ombra è rivelare il meglio da parte dell'eroe. Lo scopo dell'ombra è quello di essere più cattivo dell'antieroe, dell'essere un vero ostacolo, una vera minaccia. Generalmente l'ombra è l'antagonista, è raro che un antagonista non sia un'ombra. L'ombra può essere chiunque, anche il protagonista ovviamente, come ognuno di questi archetipi. Ognuno può avere una quantità di archetipi variabile da 1 a 7, minimo 1, massimo 7. Più archetipi un personaggio ha, più è un personaggio interessante. Quindi vi basta pensare ad Anakin Skywalker e... oh mio Dio! Ha 7 archetipi. Darth Vader, infatti, è uno dei personaggi abbastanza rari che ha 7 archetipi. Il settimo archetipo, quello dell'imbroglione, è quello che ha come scopo quello di ridimensionare la situazione. Ovvero rompere la tensione, rompere una situazione seria o altro del genere ed essere divertente. L'imbroglione serve a staccare il personaggio dalla trama e farlo dedicare a qualcos'altro. Può essere molto d'aiuto per approfondirlo, può essere molto d'aiuto per ridere e basta. Per esempio, ogni singolo personaggio di Shrek è un imbroglione. Non manca a nessuno questo archetipo. Mentre in, per esempio, Nausicaa della Valle del Vento, l'imbroglione è un animale. È lo scoiattolo, quella cosa strana che non so come si chiami. Quindi, ricordatevi, i personaggi devono avere
Questi sette archetipi, più ne hanno, meglio è. Si muovono grazie al conflitto, quindi è il conflitto a far accadere le cose, a farle cambiare. Se non c'è conflitto, non c'è nulla di interessante nella trama. Se i personaggi vanno più o meno d'accordo fra di loro, e litigano molto raramente, non hanno nulla in contrasto o altro del genere, non c'è nulla. Un conflitto può anche essere latente, quindi non sfociare mai in litigato o in combattimento, ma esserci. E infine, l'ultima cosa che mi manca di dirvi è che nessun personaggio è un ente. Già, ogni personaggio di qualsiasi storia è un esserci, ovvero è una persona che si trova in un contesto, ovvero un individuo che si trova in un contesto e in una situazione, in un'epoca e in un luogo. Il mondo in cui vivono i tuoi personaggi modifica il modo in cui si comportano. Lo stesso personaggio in un contesto diverso può non funzionare. Nel frattempo risponderò a tutte quante le vostre domande direttamente in una live. Scrivetele pure nei commenti, fatemi tutte le domande che volete, chiedetemi se un certo personaggio è un mentore, un'ombra, un imbroglione o che altro, e se conosco il personaggio vi posso aiutare. Potete fare esempi con qualsiasi cosa, se conosco il film o la serie di cui parlate meglio, ma potrei conoscerla come potrei non conoscerla, non so, tentate, non vi farà male. Se volete dei libri per studiarvi questi argomenti, li metto in descrizione. Posso fare tutti gli esempi che volete di paradigma hollywoodiano, archetipo e tutto il resto, o di conflitto. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale e attivare la campanella, perché se non lo fate questo canale esplode. E io sono morto perché non so quanto durerà questo video, ma sappiate che io ho parlato un'ora e mezza, e non ho più la voce, non ho più la forza di andare avanti, sono sudato come un maiale perché ci sono 40 gradi.